Ciao a tutti. Ciao a tutti Storm Chaser fan. Beh, niente, questa sera ci troviamo qua non per l'aggiornamento, ma per spiegarvi allora come funziona il vortice polare. Esatto, in maniera un po' più dettagliata e il perché almeno dopo vi diciamo anche in maniera più dettagliata pure del non inverno, perché l'inverno non c'è. Allora, innanzitutto iniziamo che col vortice polare, come dicevamo dal primo aggiornamento, non è altro che questa gigantesca palla gelida che staziona costantemente per tutto l'anno sul polo nord ed è quella che comunque sia regola anche tutto il flusso del jet stream, quindi regola le ondate d'aria fredda o fresca, dopo dipende diciamo dalla fonte del jet stream. E cosa succede? Adesso che siamo in inverno, questa palla di gelo, il vortice polare, staziona costantemente nei ghiacci artici, il perché però è c'è un motivo ben preciso. Il motivo preciso è per il fatto che con il surriscaldamento climatico questi ghiacci tendono a sciogliersi in maniera repentina. Allora è un'autodifesa del pianeta, praticamente tutta quest'aria fredda, gelida, staziona sempre sul polo nord per permettere di non far sciogliere totalmente i ghiacci. Però cosa succede? Che stando difendendo il polo nord, questo vortice polare non viene verso le basse latitudini. Quindi non prende l'Europa o altre parti, o Nord America, o Nord dell'Asia, o magari in maniera veloce, quindi però senza provocare eventi eclatanti in nessun parte del continente. Ed è questo praticamente proprio per il fatto del cambiamento climatico. Cosa succede? Che praticamente questa situazione si sblocca solo se praticamente la stratosfera, che è lo strato che si trova tra gli 8 e i 17 chilometri d'altitudine, quindi praticamente al di sopra della troposfera, perché la troposfera praticamente sarebbe lo strato, la colonna d'aria che dove avviene tutti i fenomeni meteorologici, quello che dove noi che vediamo che si forma le nuvole e tutto quanto. La stratosfera sarebbe il piano più alto. Cosa è successo? Che la stratosfera adesso come adesso si è fatta coinvolgere dal vortice polare, quindi si è raffreddata pure lei e quindi non può emanare impulsi di calore proprio al vortice polare. C'è però la troposfera, che per ora è l'unica colonna d'aria che è rimasta molto attiva, quindi più calda rispetto alle colonne superiori, e dovrebbe essere l'unica ancora di salvezza per vedere diciamo eventi importanti per l'Italia, ma non solo, anche per altre parti del mondo. Tutto è appeso ad un filo, nel senso però che però alcuni potrebbe dire, se il vortice polare rimane lassù per non far sciogliere i ghiacciai, com'è possibile che tanti dici che però adesso si sta scioglie? Beh, diciamo che non è che allora il vortice polare non è che fa diciamo resetta il polo nord, nel senso lo fa ritornare come prima, però cerca di non fare le scioglie del tutto. Di non fare le scioglie del tutto, esatto. E questo è il problema. Però purtroppo in questo modo noi restiamo a guardare, noi che stiamo più a basse latitudini. E come dicevo prima, la troposfera è l'unica colonna d'aria che per ora si sta ribellando alle altre colonne d'aria, ciò che manda continuamente impulsi di calore verso il vortice polare, e questo un po' diciamo lo disturba. Ovviamente ci vuole anche l'ausilio della stratosfera, perché sennò ovviamente la troposfera da sola è difficilmente ce la fa, però mai dire mai, perché ovviamente se la troposfera si dimostra più forte delle altre colonne d'aria e più forte anche del VP, cioè il vortice polare, beh allora potrebbero aumentare le possibilità di vedere ondate di gelo, di neve per febbraio e così anche il vortice marzo. Si potrebbe indebolire, esatto, si potrebbe destrutturare e comunque sia si potrebbe anche diciamo birubare, quindi avvenendo il classico split. Però lo split solitamente quando c'è la stratosfera calda, non tanto la troposfera. Però e ora pensate che c'è a 1500 metri c'è meno 96. Sì, in pieno circolo polare artico c'è una temperatura di meno 96, quindi si tratta veramente di temperature mortali, perché per l'uomo è veramente mortali. Quindi sarebbe a 0 metri quando c'è meno 60. Sì, più o meno tra i meno 60 e i meno 70, varia lì, giù di lì. Infatti, diciamo.
Adesso ci sono delle bufere di neve in Canada, esatto, nelle zone delle alte latitudini. Perché praticamente questo gigantesco vortice d'aria gelida staziona sempre lì e gira sempre su se stesso, alle latitudini polari. Alcune zone del Canada è arrivate più di un metro e mezzo di neve. Ecco, come quello che è successo anche in Islanda, perché in Islanda a dicembre c'è state delle bufere di neve che veramente non era, gli stessi islandesi non erano abituati, nemmeno loro, vedete, tali eventi, nonostante stanno alle latitudini polari. Ecco, e noi però purtroppo, noi che stiamo alle medio-basse latitudini, purtroppo adesso dobbiamo assistere ad un non inverno. Più che altro, non solo in Italia, in tutta Europa, se può dire. In tutta Europa, ma non solo, perché in Norvegia, in Siberia, non c'è proprio niente. Ma anche andando, prima parlavamo anche dell'America, ma anche andando più a est, cioè a nord dell'Asia pure, adesso come adesso non si sta verificando nulla. C'è stata un'unica ondata di gelo sul nord della Cina quest'anno e poi si è resettato anche lì, non sta facendo più niente. Pensate che in Siberia c'è 15 gradi sopra media. Esatto. Questa è, ecco, un'altra fortissima anomalia, perché uno dice, ma come, il vortice polare dovrebbe stare pure lì? Però il vortice polare sta ancora più a nord e più ad ovest, quindi ha lasciato scoperta anche la Siberia addirittura, quindi è una situazione veramente anomala. E adesso noi stiamo solo in fase d'attesa che qualcosa cambi entro febbraio, anche perché non è previsto nulla fino a fine gennaio, come dicevamo sul precedente video, esatto. E purtroppo è ancora potente, quindi finché non c'è. Per ora c'è solo la troposfera che può creare dei disturbi, però ovviamente la troposfera da sola, sai, è un 2 contro 1, quindi ancora, diciamo, è una situazione molto molto difficile, molto delicata, nella speranza che comunque sia qualcosa si sblocchi, perché veramente, se no, per le stagioni che verranno, soprattutto l'estate, sarà veramente un disastro, io lo dico proprio. Niente, questa era la spiegazione del vortice polare. Esatto, abbiamo fatto, diciamo, siamo entrati più nello specifico. E quindi niente, ci aggiorniamo prossimamente. Ci aggiorniamo prossimamente. Ciao a tutti, a Cesar Fan. Ciao Cesar Fan. Ciao.